Roba da matti, capitano tutto a me, eh? Stavo tornando dal supermercato, ero in fila al semaforo, è arrivato uno da dietro con una motocicletta, pum, preso in pieno. Per fortuna andava piano della macchina, ho rovinato solo un po' di carrozzeria. E te ti sei fatto male? No, no, io tutto a posto. Peccato. Come, eh? Stavo tornando... Peccato. Il marito di una mia amica è stato schiacciato da un camion. Lei coi soldi dell'assicurazione si è comprato un appartamento nuovo. E lui? Ma lui cosa? L'appartamento un monolocale. Per piacere, comunque questo tipo non mi voleva neanche dare i dati dell'assicurazione. Diceva che aveva fretta, doveva andare in comune, tutte scuse. Dice, glieli do dopo, adesso devo andare a vedere il sindaco. Allora sapete che ho fatto io? Ho preso il numero di targa, poi ho chiamato un mio amico che lavora all'ufficio delle targhe e mi sono fatto dare il nome. Così adesso devo solo fare la denuncia. Eccolo qua, guardate. Andrea Balestri. Andrea Balestri. Pinocchio. Ma che Pinocchio? Si chiama così, Andrea Balestri. Ho capito. Pinocchio. Oh, con questo Pinocchio. Ma scusa, perché ti dovrei dire una bugia? E questo è il suo nome. Nome Andrea, cognome Balestri. No, signor Cristiano. È lui Pinocchio. Ah, anche bugiardo. E te come fa a saperlo? Ci sei andata a letto, eh? Me lo immaginavo. Sì, magari. Ma no, mi faccia vedere la data di nascita. Ecco qua, corrisponde tutto. Lei ha fatto un incidente con Andrea Balestri, l'attore che interpretava Pinocchio nel famoso sceneggiato di Comencini. Oddio, è il mio idolo. E allora? Io questo sceneggiato non l'ho mai visto. E comunque è meglio. Se è un attore, gli scuscio ancora più soldi. Ragazzi, non ci crederete. Lo sapete chi c'è qui fuori? Pinocchio! O che lo conosce anche te? E chi è che non lo conosce? Andrea Balestri, il famoso Pinocchio di Comencini. Ma che ci fa qui da noi? Ha fatto un incidente col signor Cristiano. Probabilmente sarà venuto qua per scusarsi. Appena entra, mi faccio fare un autografo qua, sul seno. Adriana, lavora! Va bene. E poi voi due, fuori, avanti, non so cose da donne queste. Via! Giordano, adesso leggimi il gioco, va bene? Va bene. Permesso? Scusate, sto cercando il signor Cristiano. Ah, eccola qua. Mi scusi, per prima avevo molta fretta. Comunque gli ho portato i dati per l'assicurazione, eh? No, no, lei, signor Balestra... Balestri. Eh? Balestri. Balestri? Lei sta approfittando della sua posizione di attore famoso per sfuggire alla giustizia. Ma io, anche se sono un modesto gestore di bed and breakfast, la conosco la legge e lei è tacciabile di omissione di soccorso. Omissione di soccorso? Ma se quando è uscito di macchina stava bene, era sano come un pesce, eh? È a caldo, ma ora, diglielo Giordano. Lui sta malissimo, tanto è vero che ho chiamato un'ambulanza. Addirittura l'ambulanza? Gli fa male l'avambraccio. Oh, è male. E poi gli fa male, Cristiano, me lo ricordo. Il piede. Il piede? E quale dei due? Tutti e due, passa da uno all'altro. Male. Scusate, è il telefono. Sì, pronto. Sì, vengo subito. Grazie.
sì, sì. Era il sindaco, mi aspetta il comune, sapete, e oggi devo presentare il mio nuovo libro, e allora devo andare. Quando viene l'ambulanza non ci sono problemi, eh? Pago tutta l'assicurazione, ok? E comunque vi lascio i fogli per la denuncia, grazie di arrivederci per ora. Bene, 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 c'è cascato! Guarda che abbiamo sentito tutto, sai, ma non ti vergogni. Approfittarsi così di una persona onesta. Persona onesta? Guarda che le sue bugie le ha dette anche lui. E come farebbe a saperlo? Non lo conosce nemmeno. Ho un affatto Pinocchio. L'avrà detta qualche bugia, secondo voi? Ma quelle erano da copione, no? Appunto, anche copione, ancora peggio. Guarda, Cristiano, noi andiamo. Di questa storia non ne vogliamo più sapere niente. Insomma, Giordano, hai idea di come possiamo fare? Alla grande, Cristiano. Ho già organizzato tutto. Raccogliamo 2 o 3 testimonianze false. Poi io contatto un mio amico giornalista e facciamo scrivere un bell'articolo. Distruggiamo un po' più la macchina, che sembra che abbia fatto più danno. E poi ti metti il collare. Il collare? Quello che mi hanno dato quando ho preso il colpo di frusta al circo. O come ha fatto a prendere un colpo di frusta al circo? Al domatore, gli è partita la frusta e tac! Sul collo. Ma sei sicuro funzioni? Funziona, col collare i soldi si prendono sempre, fidati! Poi fatto questo... Oh, ecco qua, tutti i fogli pronti, etilometro finto, articolo di giornale, collare. Buongiorno, signor Cristiano. Andrea mi ha parlato di lei e della sua situazione, per cui, sa, come primo cittadino mi sono sentita in dovere di venirla a trovare. Ho capito. E poi, scusi, signor sindaco, è stata colpa mia, quel collare... Ma stamattina non aveva solo il dolore all'avambraccio a un piede. E ora la situazione è peggiorata. Comunque, guardi, visto che si è trovata in questa situazione scomoda, noi come comune, il qui presente signor Balestri come ospite speciale della serata, abbiamo deciso di farle un regalo. Ah, davvero? Certo, lei sarà nostro gradito ospite durante la cerimonia di presentazione del libro del signor Balestri e potrà anche sponsorizzare la serata gratuitamente col suo bed and breakfast. Ah, ma allora sarò felicissimo di venire. Anche se, signor Cristiano... Con quel collare, insomma, ci saranno i fotografi, la televisione. Non è proprio una bella immagine. Ma il collare lo tolgo, eh? Ecco, non c'è più. Il collare più. No, ma fermo, ma che fa? Ma non ha detto che la situazione è peggiorata? Appunto l'ho tolto. Quando la situazione peggiora, il collare si toglie. È una teoria cinese. Ah, allora è proprio giusto di sicuro. Anche perché i cinesi sulla salute non vanno toccati e non muoiono mai. Ma poi lei sa chi è il signor Balestri, se lo ricorda lo sceneggiato, no? Sì, sì, tutte le puntate ho visto. Anche perché questa sera parleremo di questo. Ti ricordi, Andrea, per esempio, della scena del gatto e della volpe che ti dicono di seminare i soldi? Poi tu li semini e il giorno dopo, se lo ricorda, signor Cristiano? Sì, sì, il giorno dopo soldi a tutto andare... No, no, non c'era punti soldi, no. Lasciamo perdere. E invece quell'altra scena di quando il mio babbo Geppetto viene mangiato dalla balena, se lo ricorda, signor Cristiano, qui? Come no? E quella uno doveva far vedere, Perché no? Insomma, una balena che mangia una persona, voglio dire. Vuol fare il simpatico. In realtà Geppetto alla balena gli stava sullo stomaco. Gli stava antipatico proprio, cioè... Del paese dei balocchi? Che mi dice del paese dei balocchi? Il paese dei balocchi li fanno tutti in Cina. Ma cosa? I balocchi tutti in Cina li fanno. Ma che simpatico! Dai, andiamo che è tardi, la presentazione ci aspetta. Venga, no, venga, veramente venga, no, 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 venga, venga, che la macchina è già fuori che ci aspetta. Poi Cristiano, ma l'hai mandati? E che ha fatto? Ha lasciato qua i documenti. Me l'ha detto il mio amico giornalista, mandala subito questa falsa documentazione, così li cogliamo alla sprovvista durante la presentazione del libro. Ehi, Giordano. Hai visto il signor Cristiano? No, non l'ho visto. Doveva spedire questi documenti e invece ha lasciato tutto qua. Ma siete ancora alle prese con questa storia? E certo, irromperanno alla presentazione del libro. Faranno domande sullo stato di ubriachezza di Balestri, inventato da noi, ovviamente. Arriveranno i carabinieri con i testimoni, pagati da noi, ovviamente. Lo arresteranno in diretta e faranno fare una bella figura di prima categoria a lui, al sindaco e a tutti presenti alla conferenza. E poi... Gran finale! Si alza uno
pagato da noi ovviamente, grida: è tutto questo grazie a Cristiano del Bed and Breakfast! Sai che pubblicità! Ma che vergogna! Vai, vai, io vado a spedire questi documenti, se no facciamo tardi. Ho saputo di ieri sera. Bravo! Chi semina vento raccoglie tempesta. E ti sta bene? E non mi ha fatto fare nemmeno l'autografo sul seno. Poi Cristian, te lo puoi levare quel collare. Tanto non prendiamo più un centesimo. Ma che sei matto? Quando quel tuo amico si è alzato e ha detto: è tutto questo grazie a Cristiano del Bed and Breakfast, mi è arrivata una mazzata fra capo e collo che in confronto alla frusta del tuo domatore faceva le carezze. Buongiorno. Buongiorno, signor Balestri. Me lo farebbe un autografo sul seno? Certo, dopo. Signor Balestri, io le chiedo scusa per il comportamento scorretto di mio marito. Si figuri, non sa quante persone si approfittano di personaggi famosi. E comunque ci sono abituato fin da bambino. Piuttosto, lei come va? Male, ho preso un colpo di frusta. Condizione molto grave. Allora si tolga il collare, no? Non si ricorda la teoria cinese? Quando la condizione peggiora, il collare si toglie. Venga. E sa cosa? La porta a fare un giro sulla mia nuova moto. Venga con me. Venga con me.